Cari amiche, cari amici web spettatori, amiche web spettatrici, buongiorno, benvenuti. Siete collegati in diretta con Torino. Mi trovo in questo momento al quarto piano del Lingotto, giusto Gennaro? Perfetto. Ok, non vi ho avvertito in anticipo, quindi sarete zero. Quanti sarete collegati in questo momento? Nessuno, però vi rivedete la registrazione. Ho deciso di fare questa diretta perché ho conosciuto Gennaro Mazzuoccolo, ingegnere, fra l'altro titolare di una ditta che produce veicoli elettrici, e volevo presentarvelo perché veramente ha fatto qualcosa di simpatico. Fra l'altro mi ha fatto fare pure un giro con lo scooter che adesso vi mostro, eccolo qua. Ah, siete in quattro già. E chi ve l'ha detto? Eravate lì. Ecco, questo qua è uno scooter che ho provato. Ah, ma c'è la telecamera interna, mannaggia. Vabbè, allora, eccolo qua. Lo scooter, eccolo. Questo è lo scooter che ho provato prima. Ho fatto un giro, vi faccio vedere, questa qui è la pista del Lingotto, famosa, siamo al quarto piano, vedete? C'è addirittura la curva parabolica, ecco, vedete, questa qui è la pista del Lingotto, dove ho fatto appunto il giro con questo scooter. Allora, Gennaro, ciao. Ciao. Io ero venuto, a dire il vero, perché ero interessato a provare le macchine. Ho provato quella macchina lì azzurra della Renault che vedete lì in fondo, una macchina 100% elettrica. Hai scoperto un nuovo mondo? No, lo sapevo già, però volevo fare una prova. E allora appunto ci siamo messi a chiacchierare con Gennaro, che è l'amministratore delegato di una società. Quanti siete in questa società? Siamo quattro ingegneri, soci fondatori e altri sei collaboratori che collaborano al progetto. Ok, e voi da quanto tempo esiste questa, la vostra Ing Motors? La Ing Motors è il marchio di una nuova società, esiste da 6 mesi. Noi come ingegneri abbiamo un'altra società che si occupa di generazione di energia da fonti rinnovabili. Siamo una società completamente green e anche questa nuova società costituita dal marchio Ing Motors è green e composta soltanto da giovani ingegneri professionisti e tutti del sud per il momento. Tutti di Napoli o comunque tutti zone di Napoli, limitrofe? Zone limitrofe, il progetto però è su base nazionale. Okay. Cerchiamo affiliate per aprire punti Ing Motors e per diffondere la mobilità elettrica su tutto il territorio nazionale. Bene, quindi ecco lo scopo di questa diretta, quindi non è ovviamente quella di pubblicizzare Ing Motors, però lo faccio volentieri perché è una cosa che punta al green, ma quella di dire che c'è qualche giovane. Quanti anni hai a proposito? 36. 36, quindi laureato da meno di 10 anni? Sì. Ecco. A Napoli, al Dipartimento di Ingegneria Elettrica, la esatto. Federico II. Esatto, ecco, e quindi ho detto promuoviamo più che altro l'idea, cioè qualcuno che addirittura nel sud dell'Italia si mette in gioco, magari investendo anche qualcosina, non so, per i soldi nostri, tutti i soldi che abbiamo guadagnato nel corso di questi anni, dal 2007, con gli impianti fotovoltaici ed eolici. Ok, quindi oggi il vostro pane voi lo guadagnate con gli impianti fotovoltaici ed eolici? Cioè installate, progettate e installate impianti? Progettazione e installazione chiave in mano di impianti fotovoltaici. Ok. E stiamo mentre investendo ancora tutto adesso nella mobilità green. Ok, con la mobilità naturalmente, essendo partiti da 6 mesi, ancora siete in perdita naturalmente. Non naturalmente. Avete... Perché avete... Mi dicevi però che già di questi giocattoli, ecco inquadriamolo, ne avete già venduti 10 a Napoli, sì, sì. E 2 a Milano, insomma. Apriremo 2 negozi a Roma, di qui a breve abbiamo già 4 punti tra affiliati e negozi diretti in Campania. E diversi altri partner vogliono affiliarsi alla nostra rete. Stiamo facendo un tour itinerante per l'Italia con il nostro camper. Bene. Ci potete seguire anche su Facebook, quindi Ing Motors su Facebook. Okay. E seguite il nostro tour. È un sito, immagino ce l'abbiate pure. Ingmotors.it. Ingmotors.it. Ing proprio come l'inizio della parola ingegnere, ecco, ve lo faccio vedere, eccolo qua. Bene. Quindi, complimenti. Complimenti veramente, aspetta, dov'è, come si dice? Ce l'hai tu dietro di? Sì. Quindi, complimenti a Gennaro Mazzuoccolo e ai suoi soci. Quanti siete i soci, hai detto? Siamo 4. Siete 4 soci più 6 dipendenti? Sì. Ok. Per questa iniziativa che ovviamente spero abbia successo, perché loro, ripeto, come ha già detto prima Gennaro, fanno 100% verde. Impianti fotovoltaici e eolici, che oggi sono quello che vi danno il carburante, diciamo, il pane. Non so per quanto tempo ancora. Però. Non so per quanto tempo ancora. Ma se questo progetto di mobilità dovesse prendere piede, potrebbe diventare, magari fra un anno, non so, spero il più presto possibile, una nuova sorgente di guadagno che vi permetterà quindi di espandervi, sì. Di crescere. Salvo, guarda, le persone che provano i nostri scooter restano tutti entusiasti e ci dicono questo sarà il futuro. Io penso che questo è il presente, basta soltanto diffondere e far provare i nostri mezzi. Una volta che le persone lo provano si rendono conto che non è più il futuro ma il presente. Bene, che cosa dirvi? Io vi avevo detto che nel caso in cui, Salvo, non si vede, ci siamo. Come non si vede?
No, qua la linea è buona. Vabbè, comunque in ogni caso avete sentito tutto, poi controllerò dopo. Io per il momento vi saluto, torno giù a vedere un attimino di... Giù ho visto, ecco, vi faccio un riassunto di quello che ho visto. Ho visto altre... Ho visto una bella BMW, per esempio, una BMW completamente elettrica. Molto interessante come mezzo. E poi sono venuto qua appunto perché c'era il test drive di delle macchine e grazie a questo sulla vista del lingotto che poi sulla vista del lingotto infatti cioè è un privilegio fra l'altro gratis, cioè ho solo dato il numero della patente e mi hanno permesso di fare un giro con la macchina, ho fatto anche due giri con lo scooter, ne ho fatti due perché il primo non è stato valido perché ho messo il casco male, praticamente appena acceleravo mi volava via il casco e quindi ho dovuto ripetere il giro per godermi le prestazioni. Ma penso 80. Quindi poco prima della parabolica al massimo, no, non credo perché è possibile qua raggiungere 100 km orari. Ma dico, qui su questa pista una persona dotata di senno lo fa di raggiungere 100? No, perché c'è la parabolica, appunto. Cioè io sì, ho accelerato al massimo da qui, ma appena sono arrivato alla parabolica ho già rallentato. Più di 85 non ce la fai qui sulla pista, quindi no, anche perché insomma tengo famiglia, non... Va bene, carissimi amici, io vi saluto, vi ringrazio e ci vediamo presto. Un abbraccio, ciao a tutti. Ciao.